In Ognuso incontra ad Acireale Bruno Gambacorta e questo Il Parede, che è un successo parlando di enogastronomia, non solo il programma televisivo ma tradotto in pagina, e sta avendo un grande successo. Segnale questo che il pubblico appassionato di enogastronomia è sempre più numeroso e sempre più attento. Sì, io ho deciso di raccontare le storie, perché dei personaggi, soprattutto di quello che fanno, si era parlato non solo in televisione, ma insomma, diciamo, si sa che il signor X fa la mozzarella, quell'altro fa il culatello. Quello che non si sa, o perlomeno il grande pubblico non conosce, è che cosa c'è dietro, quindi qual è la storia che a un certo punto ha portato queste persone a fare, per esempio, un prodotto meglio degli altri. Magari sono prodotti che fanno tutti molto bene, ma ecco, che cosa è scattato? Quindi mi sembrava interessante valorizzare le motivazioni che ci sono dietro, la ricerca sempre del miglioramento del prodotto, oppure per il vino racconto per esempio l'impostazione di questo prodotto autoadesivo, la Gheder, della biodinamica. Non che io sottoscriva, ovviamente, non sono un enologo, non sono in grado di valutare, però mi sembrava interessante perché una novità è un modo di approccio, diciamo, completamente diverso alla produzione di vino in vigna e tutto quello che ne consegue, perché poi ha una cantina quasi autosufficiente sul piano energetico, eccetera. Per la Sicilia poi racconto una storia che secondo me è molto importante, molto interessante, ed è quella del Corfilac del professor Licitra, cioè un professore universitario di altissimo livello, uno che gira da un congresso all'altro, anzi è difficilissimo trovarlo qui perché sta sempre in giro per il mondo, ma che ha deciso di sporcarsi le mani e di dare una mano concreta a quelli che fanno i formaggi, dei quali lui si occupa sul piano scientifico. Quindi nel corso degli ultimi 10-15 anni si è sempre occupato di permettere a questi produttori coraggiosi, che ormai si contano sulla punta delle dita di una mano, ha deciso di aiutarli in modo che potessero continuare a fare il piacentino, a fare, diciamo, gli altri grandi formaggi che si stanno perdendo. Parlando di Sicilia, parlando di Catanese, si parla di Etna inevitabilmente. Qual è il contributo che il Parede ha dato e vorrà ancora dare sull'Etna? Dell'Etna non parliamo nel libro, ma abbiamo parlato spesso. Io ricordo delle bellissime immagini che abbiamo trasmesso, fatte da me, dalla mia collega Lucia Buffo. Io ho fatto anni fa quel vigneto che viene durante l'inverno completamente coperto dall'acqua, insomma, ecco, delle cose uniche al mondo. Anche in questo caso i formaggi siciliani che dicevo prima, in Italia ne abbiamo tanti, ma come quelli siciliani non ce ne sono in nessun'altra regione, quindi sono tutte realtà che vanno assolutamente salvaguardate, vanno rese produttive, vanno utilizzate anche come fiore all'occhiello. Stamattina in aeroporto a Fiumicino, prima di partire, vedevo una grande pubblicità di Pachino. Giustamente Pachino si lancia sul mercato turistico, ma per farsi conoscere in primo piano sulla spiaggia, su questa grande gigantografia della spiaggia, c'erano i pomodorini. Chiaramente tutte queste cose diventano un biglietto da visita anche per creare business di tipo diverso, per esempio turistico. Quali i programmi futuri di Parete? Cosa vedremo da qui a breve? Ma come trasmissione, diciamo, continueremo anche a scavare, diciamo, magari in province o in territori nei quali siamo andati, ad aggiornare sulle novità che ci sono, perché per fortuna, ecco, l'Italia offre sempre novità da questo punto di vista, è uno dei pochi settori che non è in crisi, bene o male, diciamo, anche se c'è un problema di agricoltori che sono pagati troppo poco, scandalosamente poco, però per il resto, ecco, il mondo del vino è un mondo che in questo momento vive abbastanza bene, perché quello che non si vende in Italia per fortuna si vende all'estero. Quindi da un lato continuare a raccontare queste storie di successo, e dall'altro penso, come libro, adesso vediamo, perché le storie anche in quel caso non mancano, quindi vediamo, visto che il primo sta andando bene, probabilmente ci sarà anche un Il Parede 2, La Vendetta.